Ok, ci siamo in sella alla nuova Yamaha MT-09, una moto completamente cambiata, completamente diversa. Yamaha ha rivisto ogni componente. In poche parole, prendete l'impostazione di guida e il divertimento e il resto buttatelo via. L'impostazione in sella vede il manubrio molto alto e le pedane leggermente arretrate rispetto al modello precedente. Questa volta però Yamaha ha deciso di mettere le pedane e il manubrio regolabili in modo da cucirsi addosso la moto alla perfezione. Possiamo regolare la distanza della leva del freno mentre la leva della frizione rimane fissa. Passando al motore, Yamaha ha rivisto tutti i componenti interni, cambiando pistoni, bielle e alberi a canne. Tutte queste modifiche interne, oltre a far risparmiare peso, hanno fatto aumentare anche la cilindrata di ben 42 cm cubici, portandola da 847 a 889. È aumentata anche la potenza di ben 4 cavalli, arrivando ora a 119 cavalli, e la coppia che ora arriva a 93 Nm di coppia e si sentono tutti. Molto agile in curva, molto stabile, bellissime queste curve, e quando si esce via. Ok, proviamo ora con la mappatura 1. Proviamo anche 4 riding mode, di cui uno, ovvero il livello 4, che è quello più conservativo, che limita la potenza fino a 100 cavalli. Passando per le sospensioni, invece, troviamo una forcella completamente regolabile all'anteriore, mentre il monoammortizzatore è regolabile solamente nel precarico e nella compressione. Una pinza e una pompa radiali con disco anteriore da 298 mm, mentre al posteriore una pinza a singolo pistoncino. Yamaha non si è fermata qui, infatti ha collaborato con la sezione Music, Yamaha Music, studiando i flussi di gas di scarico e di componenti interni del motore per creare un suono all'altezza del nome, ovvero MT, Max Torque. Cambio molto preciso, fluidissimo, le marce entrano senza nessuna fatica, davvero un grande cambio, davvero un ottimo cambio, molto fluido. Il display TFT a colori è molto ben visibile a qualsiasi condizione, anche col sole puntato addosso. Comunque, per tutti i dettagli e la scheda tecnica vi lascio il link dell'articolo su assettomoto.it qui sotto. Ok, eccoci qua. Allora, conclusioni e considerazioni di questa nuova MT-09 2021. Che dire, coppia tanta, infinita. Infinita e soprattutto subito, una coppia immediata. Per quanto riguarda la guidabilità, Yamaha ha fatto davvero un ottimo lavoro riducendo il peso complessivo della moto. Pensate che solamente nei cerchi sono riusciti a togliere 700 grammi. Di conseguenza 700 grammi su delle masse rotanti si sentono veramente tanto. Un'altra cosa che mi ha colpito è stato il sound.
Yamaha ha fatto davvero un ottimo lavoro nella collaborazione con Yamaha Music, perché rispecchia davvero la potenza della moto, la coppia che riesce ad erogare. Arriviamo però a cosa non mi piace dell'MT-09. Quello che tutti hanno un po' criticato, ovvero il cupolino, anche visto dal vivo non mi ha entusiasmato molto. Però bisogna dire una cosa, è una linea unica che non si è mai vista prima, e il mio dubbio è che funziona un po' come l'S1000RR che è appena uscito, ha trovato molte critiche per i suoi fari asimmetrici e la sua asimmetria generale. Invece poi col passare del tempo è diventata una caratteristica particolare della moto che la riconosceva. Proprio per questo il mio dubbio è che attualmente il faro e il cupolino non sia visto molto bene, ma col passare del tempo, abituandoci l'occhio, diventerà un tratto molto caratteristico e ricercato soprattutto. A parte quello, che dire, altre cose che non mi sono piaciute potrebbe essere il clacson posto sotto al cupolino, che però è stato posto lì per una questione di omologazione. E ultima cosa, il regolatore di tensione che è stato messo sotto la sella nel lato destro. Anche quella però non è stata una scelta di stile, ma è stata una scelta dovuta per questioni tecniche, questioni di raffreddamento. A parte questo però è una moto che mi ha stupito molto. Mi ha stupito molto per la sua agilità, per la sua precisione in curva, per la sua leggerezza e soprattutto, come da tradizione MT, la coppia. Quella coppia incredibile che viene sprigionata subito, istantaneamente, soprattutto nella mappatura 1. Quella che abbiamo provato oggi era la versione normale e la versione ST, mentre invece sono disponibili dei pacchetti che si chiamano Sport, Weekend e Urban, di cui trovate tutte le informazioni sull'articolo su assettomoto.it. Vi ricordo, lo trovate qui sotto in descrizione. Detto questo, ringrazio Michael della concessionaria Yamaha Cooperi Moto di Cirié per avermi dato l'opportunità di provare questa fantastica moto. Ringrazio voi per la visione e vi ricordo soprattutto di mettere like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina, così da ricevere tutte le notifiche. Se vi va, fate un salto anche su assettomoto.it, il nostro sito, dove trovate recensioni, news e consigli. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!